Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Vedi che c'è la Madonna lì. Confesso a Dio Onnipotente, si accolta e supplico la piana sempre vergine Maria, gli altri santi, voi potete pregare per me e Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca al Thank you.
terra di uomini di buona volontà, come ti dobbiamo, di benedizzare, di adorare e glorificare. E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava intorno per i villaggi insegnando. Parola del Signore. Convocati e processionalmente congregati i frascritti comuni e uomini, con la presenza dell'illustre e molto reverendo signor Pellegrino Iasoni, prevosto di Vercello, e dei quattro canonici del sacrista di detta chiesa, come pure con l'assistente dell'illustre ufficiale del detto borgo di Vercello. Nel posto infrascritto intervengono in questa congregazione in adunanza i frascritti che sono dottor Filippo Malpelli, Camillo Scauri, Pietro Antonio Pinati, Pellegrino Scarpa, Troilo Becchetti, Silvio Scauri, Antonio Franchi, Cesare Belloni, Giovanni Franco Bertinelli, Moderano Lucchetti, Camillo Mondino, Matteo Marchetti, Pompilio Marchetti, Antonio Barulla, Giulio Barulla, Camillo Barulli, Moderano Anelli, Gio Lottici, Altegero Bombisini, Pellegrino Lottici, Antonio Maria Lottici, Tommaso della Pellina, Orazio Tebaldi, Genesio del Bosco, Giulio Becchetti, Roccardo Belloni, Genesio Lucchetti, Cesare Pizzi, Carlo Belloni, Amedeo Belloni, Roccardo Franchi, Angelo Simonazzi, Antonio Franchi, Pellegrino Belloni, Martino Baratta, Cesare Cavalli, Orfeo Marchetti, Giorgio Capri, Francesco Bernini, Flaminio Pizzi, Antonio Bardini, Pietro Simonazzi, Giulio Lucchetti, Francesco Giovanetti, Giuliano Pinardi, Marco Antonio Scauri Scarlotti, Giacomo Virolfi, Dalmiano della Ferrara, Giulio della Preda, Roccardo Pedrelli, Genesio De Santi, Lorenzo Broccardi, Giovanni Maria Tambellini, Giovanni Goresi, Federico Goresi, Bartolomeo Prevoli, Ottavio Bombisi, Mercurio Simonazzi, Camillo Baroni, Bernardo Pagacini, Cesare del Signore, Bartolomeo della Pietra, Pietro della Pietra, Pietro D'Amedeo Belloni, Andrea Longhi, Matteo Rugali, Angelo Bandiera, Antonio Genesio Marfini, Giovanni Consigli, Giovanni Schiaretti, Giovanni Cavalli, Giovanni Cornazzi, Gian Antonio Squarcia, Floriano Moretti, Sinibaldo Belloni, Domenico Galli, Moderano Marchetti, Pompeo Franceschini, Paolo Scarlotti, Gian Antonio Centolanti, Antonio Marchetti, Gianfranco Lucchetti, Giovanni Franchi, Vercetano Tomberlani, Giacomo Gatti, Antonio Pagazzini, Giovanni Baroni, Genesio Fratello Franchi, Camillo Pinardi, Giuliano Fratello Rizzati, Camillo Scavo Scarlotti, Antonio Belloni, Cesare Malpelli, Camillo Gropardi, Annibale Bardoni, Batto Guardalini, Simone Marchetti, Scipione Pinardi, Angelo Coresi, Tommaso Bernieri, Abbondio Orsella, Giovanni del Signore, Moderano della Pietra, Tommaso Bellolico Camillo, Alcestino Morelli, Massimo Scariotti, Graiano Galamini, Vercetano Caprari, Camillo Cavalli. Tutti costoro, appartenenti alla terra del predetto Vercetto, nonché gli otto signori reggenti del comune qui presenti,
essendosi congregati processionalmente come sopra e trovandosi che formano e rappresentano la comunità intera e le persone tutte di questa terra, standosi qui radunata la maggioranza e più di due terze parti considerate insieme partimenti perché valevole iniziativa per gli invalidi. Con l'assistenza degli illustrissimi signori ufficiali di tutto il luogo e dei predetti signor prevosto e canonici e sacristi della chiesa parrocchiale, avuto curando il consenso delle donne di Vercetto, se non di tutte, certo della maggior parte di loro esistenti nella predetta processione, volendo e intendendo aggiungere venerazione al divin culto e placare la collera dell'onnipotente Dio e nei presenti pericoli del male contagioso, rendere Dio propizio a se stessi e al popolo tutto quanto. Spontaneamente, liberamente, a un'unanimità, a una voce tutti quanti, come sopra si votarono e fecero e fanno voto all'onnipotente Dio e alla gloriosissima sempre Vergine Maria, con la riserva e la protesta però di avere il consenso dei trascritti illustrissimo e reverendissimo signor vicario apostolico della Curia Vescovile di Parma e non altrimenti qui sotto vale dire che per placare l'ira di Dio e per ottenere il perdono dei peccati e la liberazione dagli presenti mali di peste e contagio che di presente così fortemente incomincia a regnare in queste terre, detti uomini e popolo quando molto solenne a sua divina maestà e alla gloriosissima sempre Vergine Maria, che per l'avvenire di tutto detto popolo e i suoi successori sono obbligati solennemente a festare la festa della visitazione della prefata gloriosissima Vergine Maria che viene al lunedì del 2 di luglio e in giorno tale fare processione solenne, comportare in processione l'immagine santissima di detta gloriosissima Vergine che si ritrova nel convento di Sant'Agostino fuori dalle porte di Vercetto, addimandata la Madonna delle Grazie, alla quale detto popolo si è impotito, come sopra, cantare il vespro solenne di detta chiesa, di detto convento, e in tale giorno fare elemosina a detta gloriosissima Vergine Maria di 100 lire imperiali ogni anno, quali si dovranno spendere in ornamenti del suo altare e riparazione di detta chiesa, in caso lì si dovranno spendere in ornamenti, e in caso il priore di detto convento che saranno per quel tempo si opponessero a tale venerazione da parte del signor prevosto e canonici suddetti, adesso per allora si dichiara che il tutto sia fatto all'immagine della gloriosissima Vergine Maria del Santissimo Rosario fondata in detta preoscura di Vercetto. E di più celebrare solennemente festare in perpetuo la festa del glorioso Santo Rocco e oggi che è il giorno di Santa Barbara Apostolo si è dato principio a tale opera con l'essere fatta la processione solenne con aver portato la suddetta Santissima Immagine delle Madonne delle Grazie, quale processione però si trasferirà alla suddetta festa della Visitazione. Con questo però che in tal giorno di Santa Barnaba si dovrà avere dal popolo tutto qualche sorta di devozione a detto santo. Così rogarono per mezzo me notaio, in fede, fatto come sopra nel piazzale davanti alla porta maggiore della chiesa parrocchiale del predetto Vercetto, essendovi presenti il signor Moderano Marchetti, il signor Federico Bernuzzi, il signor Procaro Pizzi, figlio del signor Federico, tutti i testimoni ed assistenti, presente pure Giovanni Cavalli, figlio del signor Domenico. 1630 a 11 giugno, progetto di me, Giovanni Cavalli, Matà.